Latte e cacao, due materie prime che si sposano alla perfezione, hanno rinnovato la loro unione anche nella 28ª edizione di Eurochocolate, la seconda indoor all'Umbria Fiere di Bastia Umbra. Tra le Chocolate Experience del Padiglione 7, infatti, spicca il gruppo Grifo Agroalimentare, con il suo grifo gelato 100% Umbria e la cioccolata calda in tazza, ma la vera novità, frutto della collaborazione tra la cooperativa Umbra ed Eurochocolate, è Cacao, una caciotta con dentro granella di fave di cacao, che ha fatto la sua prima apparizione in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento. È un'esplorazione nuova, un test che abbiamo fatto e presentato durante la conferenza stampa di presentazione dello chocolate, questo cacao, questa caciotta con all'interno le nips di cacao, quindi il cacao che entra protagonista con il formaggio. È una ricetta molto interessante, innovativa, che è pertinente per un territorio come l'Umbria, che ha nei formaggi e nel cioccolato e nel cacao una sua dimensione importante. L'andremo a testare magari nei nostri negozi di Eurochocolate e poi l'affinamento del progetto chiaramente spetterà a Grifo Latte in base anche ai risultati che conseguiremo magari in questo primo test. Il presidente del gruppo Grifo Agroalimentare, Carlo Catanossi, ha colto l'occasione per esprimere la soddisfazione di essere presenti alla kermesse del cioccolato. Noi ci siamo in mezzo a queste cose buone. È veramente un piacere vedere questo pubblico così giovane dentro una manifestazione fioristica, perché spesso le manifestazioni fioristiche sono appannaggio dei meno giovani come me, insomma, ecco, e invece questo pubblico giovane dà speranza, dà interesse, dà prospettiva di futuro. Ed è proprio alle giovani generazioni che il gruppo volge lo sguardo. Dopo gli anni del Covid che ci hanno visto, come dire, contingentare le presenze, stare lontani, stiamo proprio riprendendo il colloquio, il dialogo, il confronto e anche la presenza nelle scuole, con le scuole e anche delle scuole presso di noi, perché credo che molti di noi, molti dei telespettatori, molti dei cittadini umbri ricordano il passaggio fatto da bambini presso gli stabilimenti dell'Agrifo a vedere come si fa il latte. A vedere presso una stalla come sono le mucche, che hanno quattro gambe e non nasce dall'albero il latte. Ecco, stiamo riprendendo questo dialogo per confronto costruttivo, per far vedere come è rispettosa la produzione rispetto al benessere degli animali, al benessere delle persone che ci operano, e quindi questo confronto sta proprio riprendendo in queste settimane. Coinvolgeremo un numero di scuole importanti, e daremo disponibilità importanti per le scuole che vorranno venire da noi.